Avete presente la storia del bosco di Bomarzo? No, nemmeno io, però oggi siamo qui e oggi ve lo facciamo vedere. Il sacro bosco di Bomarzo, conosciuto come Parco dei Mostri, si trova appunto a Bomarzo, un piccolo borgo del Lazio molto carino. Il parco venne progettato dal principe Vicino Rossini e realizzato dall'architetto Piero Ligorio nel 1552. Il parco però non rappresenta lo stile cinquecentesco e si presenta come una soluzione irregolare. Oltretutto è stato inventato con criteri iconologici che sfuggono anche ai più appassionati studiosi. Al suo interno ci sono 40 sculture da vedere. La casa alle mie spalle praticamente è stata un'esperienza bruttissima, in quanto è pendente da morire e dentro sei così, cioè è assurdo. Poi mi sono affacciato alla finestra per guardare sotto e non vi dico, come al solito soffro di vertigini, di conseguenza manco ve lo sto a dire. Di Rossini, il luogo venne abbandonato e fu riscoperto solo anni dopo da alcuni intellettuali. Comunque il parco è aperto tutto l'anno, dalle 9 fino all'orario del tramonto. Quindi tutto quello che vi ho raccontato è quello che si cela qui, al Parco dei Mostri di Bomarzo. Spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 19. Attivate la campanella per non perdervi l'avviso che il video sia uscito, lasciate un like, un commentino e condividetelo. Noi ci vediamo mercoledì prossimo. E ultime info che servono assolutamente, i biglietti costano 11 euro il biglietto intero per i maggiorenni, i bambini costa qualcosa di meno, non ci ho fatto caso, e soprattutto anche se vi dimenticate da mangiare non vi preoccupate, perché subito dopo la cassa si trovano due barettini dove in uno c'è il self-service e potete abbuffarvi di quello che volete, l'altro un barettino, panini, piadine, insomma, si sopravvive anche qua. Questo è tutto!